però salutiamo, scherzi a parte, Alice D'Agostino, insomma fa tante belle cose sicuramente, però tra queste sta facendo un corso. No, ancora non è cominciato il corso. Come stai, 10 Alice? Gennaio, giusto? Bene, bene, grazie. Innanzitutto grazie dell'invito, Rossella, grazie Luca. Il corso non è ancora iniziato, inizierà il prossimo 10 gennaio. Ma che corso è? Adesso lo spiego io un attimo. Va bene, prima, no? spiegalo tu. È un corso organizzato da Gruppo Iovine, che è concessionario di Invitalia e dell'ente microcredito, per questo progetto che si chiama Yes I Startup, che incoraggia giovani aspiranti imprenditrici, e Alice è una di queste aspiranti imprenditrici, giusto? Certo, vediamo che cosa ne esce dopo aver seguito il corso. Comunque sì, sicuramente è importante avere l'appoggio di un gruppo di formazione, perché è difficile al giorno d'oggi, con tutte le problematiche che ci sono, incamminarsi in un campo del genere, però io sono fiduciosa insomma nelle competenze e nella professionalità del gruppo Iovine, e mi auguro che seguirà me e le altre aspiranti imprenditrici a concretizzare qualcosa che adesso è un sogno e magari, chi lo sa, un domani sarà realtà. Il corso è interamente gratuito, c'è un corso, però c'è anche un'attività di assistenza, supporto, consulenza per sostenere le aspiranti imprenditrici, insomma, giusto per presentarle. Alice, sei una mamma, giusto? Sì, 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 sono una mamma e diciamo ho fatto altro nella vita, però sono arrivata al punto che vorrei mettermi un po' in gioco, il che non è facile comunque, no. Però se c'è l'appoggio di persone competenti ci si prova e si vede. Vogliamo raccontare, già così cominciamo a fare un po' di pubblicità a un'attività che verrà, Nascitura, che non sappiamo ancora quale sia. Quali sono le tue idee? Se hai già un orientamento? Ma le mie idee sono quelle di creare un centro che possa essere un riferimento soprattutto per i ragazzi, i giovani, ma anche i bambini da 10 anni, che comunque hanno tanta creatività e tanti interessi, e però non hanno un posto, almeno al centro, io sono del centro, non hanno un posto di riferimento dove poter stare e dove poter fare Salerno, qualcosa. No? Tuo figlio quanti anni ha? L'ultimo 10 anni. Quindi dai, proprio. Sì. È un po' in base alla conoscenza tua dei bambini. Sì, di però età. A lui per esempio è mancato, ora hanno fatto il parco giochi al Crescent nuovo eccetera, sì. Però al centro non c'è assolutamente un posto dove questi bambini possono giocare, ma anche fare qualcosa di costruttivo, quindi creare un posto dove ci sia anche uno scambio di competenze tra gli adulti, i ragazzi, anche le persone più anziane per esempio, che hanno tanto da insegnare, potrebbe essere una cosa carina. Mi sembra una bella idea, tu che dici, Rossella? Come, assolutamente. No, devo dire che le idee ci sono tutte, chiaramente sta poi nel saperle applicare, però con questo corso dal 10 gennaio noi appuntiamo, Sì, dal 10 gennaio, tre Vediamo. Appuntamenti a settimana, un corso lunedì, mercoledì e venerdì, pomeriggio, dalle 14 alle 19, ma possiamo anche a distanza, no? A parte questo, magari vedi com'è preparata? C'ha voglia di partecipare al corso. Studiato. No, però magari alcuni ascoltatori, ascoltatrici in questo caso, magari sono interessate, come possono chiaramente devono contattare Gruppo Iovine alla mail comunicazioni@gruppoiovine.it, perché appunto i corsi sono sempre in avvio, cioè adesso parte questo il 10 gennaio, poi ce ne saranno degli altri, e noi ovviamente il nostro orgoglio è quello che poi persone come Alice possano realizzare i loro sogni e le loro ambizioni, perché appunto c'è un contesto e noi li mettiamo in grado di ottenere i soldi per finanziare le attività, perché poi le idee senza la finanza servono a poco. Invece ci sono le idee, ci sono le personalità, ci sono le persone. Io conosco Alice da tanto tempo, da tanti anni, ci siamo rivisti in radio dopo 25 anni, perché lei frequentava un programma radiofonico che tanti anni fa facevo io. Students on Air, mi pare, no? Sì. Wow, 1993, quindi l'altro ieri. Quasi 30 anni, altro che 25. Però non andiamo oltre, sennò diciamo. No, sennò poi si capisce l'età. Io mi terrei vaga, caro Luca. Comunque ringraziamo e salutiamo Alice D'Agostino. Magari ci sarà modo anche nel 2022, durante il corso, di avere un po' dei bilanci, insomma. Costruiremo a poco questa idea per farla diventare una realtà e poi la presenteremo per il mercato in maniera tale che ci saranno tanti clienti disponibili ad acquistare questi servizi. Perfetto, allora non resta che salutarci.